Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la conduttrice televisiva nata a Roma ha subito una pesante batosta che nessuno si poteva aspettare. Ecco la notizia di queste ore. Per la moglie di Francesco Totti è stato un brutto risveglio quello di oggi, a causa della notizia arrivata stamattina. Ieri sera è andata in onda la nuova puntata dell'Isola dei Famosi, programma che ha trovato collocazione al venerdì. Mentre il secondo appuntamento della settimana è stato spostato, il primo è rimasto fisso a lunedì, dove la concorrenza dei canali Rai è senz'altro più abbordabile. Oltre a quanto già detto, il pubblico è venuto a conoscenza anche del prolungamento delle riprese. Con una comunicazione ufficiale le reti Mediaset hanno annunciato la data della finale, prevista adesso per il 27 di giugno. I naufraghi sono entrati da pochi giorni nel secondo mese di avventura. La novità più grande dell'ultimo appuntamento consiste nella riunione dei due gruppi. Fino a ieri infatti, i concorrenti sono stati suddivisi in due squadre, le quali hanno colorato i daytime a suon di litigate e di accese discussioni. Isola dei Famosi, altra legnata per Ilary Blasi. Sulle pagine del Fatto Quotidiano la Blasi ha concesso un'intervista in cui ha dichiarato di non soffrire affatto la pressione dei riflettori. Ancora oggi l'ansia non è di casa, almeno per quanto riguarda la mia famiglia d'origine. Piuttosto, conosciamo l'adrenalina, il brivido, il divertimento. Quando si accendono i riflettori sto bene. Non penso al numero di spettatori. A volte pure in maniera eccessiva. A quanto emerge dalle parole di Ilary dunque, per lei non esistono problematiche relative al peso delle telecamere. Tuttavia, in queste ore un grattacapo che sicuramente occupa un posto tra i suoi pensieri c'è. Stiamo parlando degli ascolti televisivi, i quali hanno subito un altro crollo registrato proprio nell'ultima puntata. Come indicato dal portale davidemaggio.it, ieri sera l'Isola dei Famosi ha incassato un'altra sconfitta a livello di share. Il debutto del nuovo programma di Carlo Conti infatti, intitolato The Band, ha catturato l'attenzione di poco più di 3 milioni di telespettatori, con una percentuale del 16,2%. Il reality show dei canali Mediaset invece, con quasi 2 milioni e 300 mila persone davanti allo schermo, ha totalizzato il 15,5% di share. Per il celebre presentatore Rai è stato quindi un ottimo esordio, soprattutto considerando che si tratta di una trasmissione completamente nuova. Probabilmente il merito va attribuito proprio allo stesso Conti, nei confronti del quale il pubblico italiano nutre la massima fiducia. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!